qualità dello smalto. Quello che stiamo, si sta in, quello a cui si sta arrivando in futuro, vedete che il design che lui ha montato, ve li indico, vi introduco già la linea successiva per tornare alla domanda che mi facevi. Vedete che sono tagliati i denti lì, sono mozzati, cos'è che manca lì su? No, anche io avrei detto la gengiva. Cos'è che manca? La radice. C'è il dente, ma poi c'è anche la radice. Corretto. Quelli che stanno facendo adesso su questo software sono tutte le nuove librerie dei denti con radici naturali. Ok, le radici naturali. Hai WhatsApp, Aish? Vai, descrive WhatsApp. La WhatsApp web. E vi faccio vedere. La posa con niente, altrimenti. E ora c'è un grande fermento, perché si è capito che il grosso limite nelle riabilitazioni complete della bocca era il fatto che non venissero calcolate le radici dei denti perduti. Però se il futuro è andare a simulare la natura, vedete che qua ci sono anche le radici sotto. Ok. Il futuro è andare a simulare la natura per giungere a delle riabilitazioni della bocca di prossima generazione che comprendono anche le radici e che sono disegnate in maniera più naturale, che poi guardandola, lui è andato via da Londra, è venuto da noi perché non avevano capito questo a Londra. Io quando l'ho visto 10 minuti gli ho detto: ma tu sei un genio, hai capito tutto, cioè è questa la direzione corretta, andare a simulare la natura. Noi avremo, lo potete passare tra di voi, questo, un materiale di sostegno. Questo è solamente un concept per farvi vedere quello che sarà i disegni futuri dei denti. Avremo una base di titanio che regge le radici perdute. Le radici perdute, il materiale più simile che abbiamo in natura, vedete qua a schermo, ci sarà questo azzurro che è una parte in titanio, che dà resistenza e che si avvita sugli impianti dentali. A cucchiaio questo raccoglie che cosa? Le radici residue, ok? Le radici possono essere più o meno lunghe, dipende quanto osso uno avrà perso, ok? Quelle radici saranno di un materiale molto 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 più simile alla dentina, che è il materiale che sta dentro alle radici del dente naturale. La dentina ha fondamentalmente, vi disegno come è fatto un dente, il dente con la radice chiaramente, cioè la radice lunga che sta dentro all'osso è fatta così, ok, e poi qua c'è lo smalto fuori, questo è lo smalto, e qua c'è il cemento, che sono delle cellule che servono praticamente, poi ci sono delle fibre elastiche, immaginate degli elastici, qua, degli elastici, dei tiranti, e questo è l'osso, vedete che è perfetto un dente, cioè praticamente l'ammortizzatore. Poi c'è qua una struttura interna che è fatta in dentina, che è molto acquosa, 60% acquosa, scusate, 60% mineralizzata, questa arriva anche al 96% mineralizzazione, questo 60% mineralizzazione, e c'ho poi che cosa qua? Faccio il fulmine, ok? E poi dentro c'ho il nervo. C'ho il nervo, e anche il nervo che cosa faccio? Il fulmine, quello che ci fa sentire dolore. Quindi noi nella natura, noi stiamo andando nelle linee bioniche del futuro dei denti, dobbiamo simulare le forme, ma ci servono dei materiali che ci simulano questo, questo, la sensibilità e l'ammortizzamento. Ora come ora le linee che ci sono delle linee stupide, perché non hanno sensibilità ai denti, titanio, zirconio c'entrano poco con lo smalto dentino, sono materiali che sono diversi come materiali. Dovremmo trovare dei materiali più simili a questo, più simili a questi, e dovranno anche simulare quello che si è perso, perché se io una parte la simulerò questa con l'impianto, e avrò anche bisogno di un qualcosa che quando mastichi dia una piccola scossa elettrica che mi avvisa, guarda che sei al limite di sopportazione, eh? Immaginate una scossa forte, però che mi dà una sensazione, e ci sono già i sensori che possono trasmettere direttamente al titanio, il titanio poggia poi nel periosteo che è innervato e ci trasmetterà la sensibilità.
quello che stiamo andando a fare, noi siamo partiti, vedete qua la parte esterna che avrà un certo tipo di materiale, la parte interna che sarà un composito polimero simile alla dentina come livello di flessione e compressione, uniti tra di loro con dell'adesivo, questi saranno cementati, ma tutto deve essere poi svitabile dalla bocca perché dobbiamo pensare alla manutenzione. Ok, devo poterlo sbullonare, mandare in riparazione, modificare delle cose e riabitare. E qua dovremo andare questo spazio a sfruttarlo per ammortizzare. Tra di loro, tutti questi denti li tengo separati, di modo che se c'è una rottura qualcosa è confinata al singolo dente e posso andare a sostituire quel singolo pezzo. O ristampare col robot quel pezzo che si è andato a rompere. Posso a livello qua di alloggiamento delle radici mettere i sensori che generano quella piccola quantità di energia che poi può dare la sensibilità. E il tutto poi devo simulare fuori la gengiva, chiaramente i tessuti persi della gengiva, che in realtà questa parte qua della protesi è una parte che deve essere lucida perché deve garantire l'igiene e la pulizia. Vedete lì sotto deve essere tutto arrotondato, di modo che non si incastra il cibo, che sia facile da pulire con lo spazzolino, col filo, con gli scopolini. E questo è un piccolo piccolo dettaglio che però ancora molti oggi ignorano, ma è fondamentale. Ogni singola parte nei denti ha un motivo in quelli che si vanno a ricostruire. Questo lo date per scontato, però è il futuro.